Checco Silvestre, De Modà, lotto contro la non riuscivo a uscire da letto. Checco Silvestre e Imodà a Prodano al loro quarto Sanremo in 20 anni di carriera con il brano Lasciami. Ma la voce del gruppo rivela che da quasi 2 anni sta lottando contro una depressione manifestatasi all'improvviso, un giorno mi sono svegliato e non riuscivo a piegare le gambe. Non uscivo dal letto foto video 1 video 2. Festival di Sanremo, Marco Mengoni top, Giorgia così così e la sorpresa con la zio. I nostri voti alle canzoni guarda. Pensavo fosse influenza che ecco ne parla al Corriere della Sera, ricordando anche il giorno in cui tutto è cominciato. Ovvero il 29 aprile 2021, mi sono svegliato e non riuscivo a piegare le gambe. Pensavo fosse un'influenza. Ma dopo 10 giorni a letto ho temuto che potesse essere una malattia degenerativa. Mi ha visitato un neurologo e mi ha diagnosticato la depressione. Festival di Sanremo, Chiara Francini e Paola Egon sono le ultime co-conduttrici, la squadra è al completo guarda. Attacchi di panico lì ha capito di aver ignorato segnali che si manifestavano da tempo, da anni avevo attacchi di panico prima dei concerti. Ma sono andato avanti negando, mostrandomi forte anche per il senso di responsabilità verso la mia famiglia e i miei genitori. Ho accumulato troppo e il cervello alla fine mi ha bloccato il fisico. La depressione è un male oscuro che non si fa vedere e vive dentro di te. Rammenta che nel 2017 sentiva le gambe cedere, ho pensato di smettere del tutto. Nei mesi successivi mia figlia Gioia mi ha chiesto più volte, papà perché non canti più? Le dicevo che era per il mal di gola. Mi si è stretto il cuore quando la pediatra le ha prescritto un antibiotico e lei le ha detto di darlo anche a me. Chiara Ferragni, devolvo il cacchetto di Sanremo contro la violenza alle donne, anch'io ne sono stata vittima guarda. Il Covid, la pandemia ha fatto il resto, togliendogli anche i momenti di distrazione. Fino al blocco fisico. Poi, grazie ai farmaci ha iniziato a stare meglio, non sono guarito. Ma il tour dell'anno scorso mi ha lasciato carico di adrenalina e mi ha fatto capire che se stai sul divano non guarisci. Questo mi ha dato il coraggio di affrontare il festival. Tutto su Sanremo 2023 speciale. We'll be right back.